questo cercando di appunto di spiegare varie verità per quanto riguarda il sistema monetario. E per quanto ci riguarda abbiamo cercato di studiare un po' cosa si faceva nel resto del mondo in situazioni simili anche in diversi periodi storici, e quello che abbiamo visto è, per esempio, dopo il 1929 la nascita di vari tipi di monete locali, cioè nel momento in cui c'era il problema di liquidità creato apposta dalle banche, come diciamo in questo momento, i privati si organizzavano, cioè nel senso che cominciavano a emettere delle monete, per esempio delle monete anche degli industriali, non so, mi viene in mente il Krupp, Thyssen, per esempio, che mettevano moneta sotto un principio molto semplice, cioè io produco 10 automobili da 10.000 euro, per fare un esempio, posso mettere 100.000 euro o una moneta equivalente a 100.000 euro con cui pagare dei dipendenti, e così praticamente metto in circolo la moneta sufficiente per acquistare le merci che ho prodotto. In questo modo il sistema diventa liquido, cioè c'è una liquidità richiesta e soltanto riprodotta dalla produzione di beni. La stessa cosa ovviamente vale anche per i servizi. Questo tipo di soluzione, cioè la creazione di monete private o monete locali o monete complementari, in realtà è sempre stata una specie di, come si può dire, scamotage per risolvere dei momenti di crisi. Anche se abbiamo in Svizzera, ad esempio, del BIR. BIR è una moneta svizzera che esiste dal 1934, ed è quindi ha 70 anni di storia, non se ne parla molto al di fuori della Svizzera, ma è una moneta che in particolare è destinata alla filiera delle società di costruzione, di progettazione, e quindi società edilizie e arredamento, cioè tutta la filiera della costruzione delle case. E nel momento di crisi questo BIR è una moneta che riesce a, diciamo, a dare controtendenza a quelle che sono le dinamiche appunto create dalle banche. Ora questo esempio serve solo per dire che in realtà nessuno proibisce a nessuno di crearsi una sua moneta, distribuirla, come in Italia successe con Giacinto Auriti e il SIMEC 4 aprile 2000. Non è un problema, cosa si può fare? Il vero problema è la circolazione di questo mezzo, cioè la credibilità che c'è dietro. Faccio un esempio molto banale: se il Vaticano domani mattina volesse crearsi una moneta sovrana e distribuirla a suo miliardo di clienti, tra virgolette, che sono, diciamo, gli aderenti alla Chiesa Cattolica, potrebbe avere un grandissimo successo. Magari se lo facessi invece il piccolo produttore di mobili, mobilificio, a quel punto magari avrebbe un impatto molto diverso. Questo cosa vuol dire? Che vuol dire che io, fino a poco tempo fa, pensavo ancora fosse possibile che qualche associazione, un consorzio di piccole imprese potesse effettivamente tirare fuori una specie di nuova lira anticrisi e fare in modo che circolasse all'interno del proprio circuito. Oggi come oggi, con l'accelerare della crisi che c'è stata negli ultimi tempi, devo dire che probabilmente questa iniziativa potrebbe avere successo, ma se fosse fatta d'accordo con delle istituzioni, penso cioè comune o regione in particolare. Finisco solamente finisco questa mia provocazione monetaria raccontando un episodio poco conosciuto. Nel 1240 il comune di Milano era in crisi e non avevano più argento, all'epoca si usava l'argento per le monete. A quel punto il comune decise di emettere una moneta comunale, dei buoni comunali. Fu la prima volta in Europa che venne emessa una moneta cartacea, nel 1240, ed erano buoni comunali a accettazione libera, cioè non erano a costo forzoso o obbligatorio. Chi li voleva li accettava e li utilizzava come moneta, chi non voleva no. Ovviamente, siccome non c'erano alternative concrete, dovevano tutti usare questo tipo di buoni comunali, di biglietti comunali. Bene, in poco più di vent'anni, nel 1860, Milano divenne la capitale della Lombardia dell'epoca,
e nei suoi commerci con la Germania riceveva talmente tanto argento dall'import-export che faceva con la Germania che in città a Milano dovettero aprire 100 zecche per lavorare tutto l'argento che arrivava. Quindi l'iniziativa era un grosso successo, la Grande di Milano nacque all'epoca, è un episodio sconosciuto, di sapore diciamo secondo me templare, nel senso che secondo me era proprio nel periodo templare che si era capito, cominciato a capire qualcosa di come funzionavano le monete. Questo episodio non è riportato nei testi che si studiano alla Bocconi di economia, eccetera, perché nei testi classici di economia si parla del fatto che la prima carta moneta è stata emessa nel 1660 dalla Banca Centrale di Svezia. Bene, invece c'è questo episodio glorioso del 1240 che io ho provato a portare nel regno di Lombardia come esempio per dire, beh, provate a fare di nuovo una moneta lombarda, non so, dei buoni sociali, chiamateli come volete, e in questo modo potreste pagare quello che cioè ridare il potere d'acquisto ai cittadini, perché poi alla fine la domanda non c'è, anche quando mancano effettivamente mancano i mezzi per esprimerla. È vero anche quello che dice Marta, che c'è una sovrapposizione di cose inutili e magari anche di cattiva qualità, perché probabilmente immagino che si venderebbero molti più Ferrari se ci fossero molte più persone che avessero la possibilità di comprarla. Quindi vuol dire che ci sono poche Ferrari in giro perché c'è poca domanda, secondo me c'è poco potere d'acquisto. Quindi ecco, l'importante secondo me è che la domanda, se vogliamo mantenere valida un'antica equazione per cui il prezzo lo fa l'incontro della domanda e l'offerta, ok, però se la domanda non può esprimersi perché non ha la liquidità, allora si arriva a un punto in cui siamo costretti tutti per dire a importare merci cinesi di poco valore, di basso prezzo, perché non abbiamo in tasca i soldi per comprare magari l'ottima produzione di piccole e medie imprese italiane che invece è una qualità che ormai è fermata in tutto il mondo. Quindi ecco, se le banche sostanzialmente non vorranno rimettere in giro questa liquidità come ora stanno facendo, perché tenete presente che questa crisi è una falsa crisi, in quanto una volta che abbiamo scoperto che le banche creano soldi dal nulla tramite le false scritture contabili, cioè il denaro elettronico, e qua vi dico solamente un piccolo episodio che ha sempre avuto successo, un fatto che pochi sanno, ma quando voi andate in banca già nei primi 5 minuti che andate a versare la banconota da 100 euro hanno già rubato, perché nel momento in cui voi versate la banconota da 100 euro la banca scrive sul vostro conto 100 euro, quindi crea 100 euro di denaro elettronico, ma il titolo cartaceo non viene distrutto, quindi se subito c'è una duplicazione di valore. Cioè, infatti perché poi dopo non fare le partite in banca si arrabbiano? Perché la loro ricultiva è proprio quel cash che con questo trucco contabile sono riusciti a duplicare. E ecco, normalmente molta gente non fa caso a questo, però se voi pensate che invece di una banconota fosse, non so, un botto, un titolo di Stato, è logico che quando il titolo di Stato lo dematerializzate in via elettronica non potete tenere anche il titolo cartaceo, perché altrimenti sarebbe un titolo clonato. Bene, questo invece con le banconote che quando lo fa versamento in contanti succede continuamente. Allora, quindi cosa vuol dire? Abbiamo di fronte queste banche che hanno questo potere immenso di creare denaro dal nulla e poi di impedirne la circolazione creando una falsa crisi. E cosa servono queste false crisi? Servono per fare in modo che la gente, essendo in crisi, è costretta a fallire, quindi i beni reali, perché un banchiere che crea soldi dal nulla, i soldi non gli interessano, gli interessano le vostre aziende, le vostre carte, i vostri veri assetti. Ecco, a quel punto la società non è costretta a svendere i propri assetti, che vengono comprati guarda caso sempre dai soldi che creano denaro dal nulla e se ne appropriano senza che la società possa dire niente. Un'altra grave ingiustizia, a parte il reato diciamo, pecuniario, proprio della procurazione di ricchezza, è anche quello del credito, cioè oggi un imprenditore che avesse un'idea, un'azienda, che si trovasse chiuso lo sportello di credito bancario, non ha nessuna autorità a cui rivolgersi per fare virgolette per la giustizia, cioè la concessione del credito è totalmente sottratta alle mani alla democrazia. E non esiste, non c'è nessun organo di appello, per cui se anche, voglio dire, questo è importante, perché se io sono una società che faccio entrare nucleari, corrompo 5 politici e decidono di costruire città nucleari,
si trovano le banche che danno il credito per farlo. Se io magari sono invece un imprenditore che avesse in mente di sviluppare l'energia pulita, mi trovo chiusi in un diritto del credito, e anche se la mia energia è buonissima, ecologicamente interessante e anche commercialmente e industrialmente, non succederà mai, e quindi verrà impedito il cambiamento, come diceva Mara, che penso che se voi siete qua oggi è perché pensate che si possano cambiare le cose, in questo punto vengono impedite perché il potere del credito non è controllato